Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non si può definire in nessun altro modo, grandine di dimensioni enormi, paragonabili ad un arancio, che sono scese per un quarto d'ora, 20 minuti, e hanno devastato l'intero territorio. Il Veneto, già martoriato da grandinate devastanti, è stato nuovamente flagellato dal maltempo. Il Veronese è una delle province maggiormente colpite. Le facciate delle abitazioni sembrano colpite da una mitragliatrice. Sono stati distrutti i cristalli delle auto, gli impianti fotovoltaici. Purtroppo anche i raccolti sono compromessi. E hanno mandato un rinforzo di 5 ambulanze, un pullman e una macchina medica per dare manforte al pronto soccorso di Peschiera, che era uberato di persone. Danni non solo nel Veronese, linee ferroviarie interrotte, 6.000 persone rimaste a lungo senza luce, una frana di fango e alberi nel Bellunese. Cadevano pesche spigolate, una cosa tremenda veramente. Con la grandine di mercoledì scorso ha preso il vigneto con un 50% di danno. Stamattina alle 6 è stato un colpo di grazia, come avessero bombardato. Questi non sono più vendibili ovviamente. No, perché tempo domani è tutto scuro. Le macchine ho visto... No, noi ne abbiamo 3 distrutte. Ma poi si vede anche le persone terrorizzate. Mamma mia. Terrorizzate e addolorate di fronte ai sacrifici che vanno in fumo. Anche quelli di questi ragazzi che da 3 anni danno vita all'Ortolab, progetto di formazione e socializzazione. Cosa c'era piantato qua? Le uglie. Le angurie? In queste condizioni sono molto triste. Abbiamo messo tanta fatica, abbiamo lavorato, adesso è rovinato, a me sono dispiaciuto. Però la cosa bella è che da tutto questo sono proprio loro invece che ci dicono: va bene, è successo e ricominciamo. La macchina della solidarietà si è già messa in moto e a Campo Nogara stanno arrivando tante nuove piantine e materiale perché nulla vada davvero perduto, confidando che il tempo non rovini tutto ancora una volta. Ce la possiamo fare. Allora,